comincia in questo momento il terzo e l'ultimo tempo tra Serenissima e Gecusano. Terza e ultima gara di entrambe le squadre del girone finale, poi il girone si concluderà con l'ultima gara tra Bovisio A e Biassono domani sera. Ed è gol! Ed è gol! Ottima azione personale di Bucoliero Loris. Purtroppo sfugge la palla al portiere del Gecusano e piano piano entra in rete. Risultato in questo momento al secondo minuto del terzo tempo: Serenissimo a 2, Gecusano 1. Purtroppo un infortunio del portiere, capita, eh? Capita che possono sbagliare anche i portieri, eh? Oh! Immediato il pareggio del Gecusano, uno dei giocatori più attivi della formazione cusanese, il loro numero 10. Il risultato ora è 2-2. Veramente una partita molto spettacolare, molto divertente. Questo a testimoniare l'ottima qualità anche tecnica di questo torneo di Bovisio Masciago quest'anno. Anche le altre due squadre fino ad oggi sono distinte molto bene, sia il Bovisio Masciago squadra di casa, sia il Biassono. Sono tutte e quattro, sono quattro degne finaliste di questo torneo.
Grande giocata. Tiro da parte di Bergamini, ottima parata del portiere della Gecusano che si distende e blocca a terra. Nel frattempo abbiamo superato il quinto minuto della terza frazione di gioco. Gran bel tiro ancora del numero 10 della compagine bianconera. Scusate, in questo caso è il numero 18 della compagine bianconera. Azione ubriacante del numero 10 bianconero, che poi calcia la palla, passa di poco alto all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere della Serenissima Cavallo. Risultato sempre fermo sul 2-2. Grande manovra, grande giocata di Bergamini, il pallone purtroppo passa abbondantemente a lato della porta difesa dal portiere cusanese. Occasionissima, ottima chiusura difensiva da parte del numero 8 bianconero. Grande ritmo, grande intensità in questa gara, veramente combattutissima tra le due squadre. Abbiamo da poco superato la metà di questo terzo tempo. Calcio d'angolo da parte della Gecusano. Grosso movimento in area, marcature molto strette. Grande chiusura difensiva da parte dei giocatori bianconeri che evitano che l'attaccante biancoazzurro Bove possa calciare in porta. Risultato sempre 2-2. Mi fa così, ma la per terra.
Adesso... Gol in contropiede micidiale da parte della Gecusano. Da parte del numero 11. Risultato 3-2 per la Gecusano. Bel tiro da parte di Moschini che si spegne sul fondo. Risultato è sempre 3-2 per la Gecusano, manca poco più di un minuto al termine del terzo tempo. Tiro da metà campo da parte di Roby che si spegne sopra la traversa. Siamo agli ultimi secondi di questa gara, risultato è fermo sul 3-2 per la Gecusano. E finisce in questo momento la gara, risultato finale Gecusano 3 Serenissima 2, partita tiratissima, combattutissima fino alla fine, perciò complimenti a tutti i nostri ragazzi, complimenti a tutti i ragazzi di entrambe le squadre.